Riprendiamo giusto una cosa al volo. Vi presento Andrea ed Edoardo, abbiamo detto che sono due avvocati. Io ho fatto coming out prima e vi ho detto che tolto il contratto che prevedeva il mio stipendio in azienda, il secondo contratto fu destinato ad un avvocato, un fisso. E siccome non è gratis far sì che un collaboratore aziendale abbia accesso sul proprio telefonino o su un telefonino in generale alla posta aziendale, perché la posta aziendale potrebbe contenere degli allegati che sono sotto NDA e cosa succede se qualcuno ruba il telefono, ma in generale l'IT vive sul pianeta Terra e deve rispettare le leggi, abbiamo pensato che la loro presenza fosse fondamentale. E siccome c'è proprio bisogno di questa tipologia di supporto, abbiamo in realtà è un'idea loro, per cui fate un applauso preventivo a loro. Andrea ed Edoardo si presteranno a dare un supporto legale iniziale in termini di: avete qualche domanda spicciola, la potrete scrivere a soccorsolegale@ugidotnet.org. Questo è un chi frequenta UG.net da 13 anni a questa parte sa che l'associazione prova a dare valore ai propri iscritti, quindi sparate una mail a loro, siccome è un'associazione, magari scrivete qual è il vostro username su UG.net, perché così io permetterò loro di verificare che siate membri dell'associazione, e per domande spicciole, se potranno, vi risponderanno direttamente a titolo gratuito. È ovvio che se gli chiederete qualcosa che in realtà è una consulenza, la risposta sarà sì, è nelle nostre competenze. Non è nelle nostre competenze, perché esattamente come c'è il dentista e l'andrologo, che sono due medici, ma fanno cose leggermente differenti, qualcosa del genere vale anche per il mondo dell'avvocatura, ma non credo che parlerete con loro per un divorzio, non ve lo auguro proprio, mettiamola così. Alla peggio vi sentirete dire non è nelle nostre corde, oppure questa è una consulenza, se vuoi te la possiamo fare, pensiamo che cubi più o meno su questo. Però davvero grazie alla loro disponibilità, perché questo è un servizio importante per l'associazione. Io ho smesso di rompere le balle, li ho introdotti. Vai, e buon lavoro, grazie. Grazie. Sì, scusate che faccio ripartire le mie slide, mi sono già perso in un bicchiere d'acqua, quindi... Sono le mie queste, sì. Sì, buongiorno a tutti. Io sono Andrea Palumbo, svolgerò la prima parte di questo intervento, poi interverrà l'avvocato Edoardo Colzani. Ringrazio innanzitutto Andrea Saltarello e UG.net per averci invitato e confesso che sono un po' in difficoltà, perché l'intervento di Andrea è stato talmente interessante che non vorrei annoiarvi troppo, però cercherò di fare il mio meglio, sia io sia l'avvocato Colzani. Due parole innanzitutto su di me. Io sono un avvocato penalista, mi occupo anche di diritto delle nuove tecnologie e di privacy. Collaboro con l'Università Statale di Milano dal 2002, anche se sono giovane, mi ritengo giovane, sono ormai più di 10 anni. E attualmente sto svolgendo un dottorato sul tema della privacy e della riservatezza in tema di nuove tecnologie. La parte del mio intervento che svolgerò avrà come macrotema la privacy, però cercherò di essere il meno teorico possibile, anche se alcuni riferimenti ai concetti fondamentali dovrò farli, per poi approfondire le tematiche della privacy che interessano alle aziende e agli imprenditori. Innanzitutto cercherò di spiegare perché è importante conoscere la privacy nell'impresa e perché è importante temerla. Poi cercherò di spiegare tecnicamente che cos'è il concetto, che cosa si intende con privacy e con tutela dei dati personali, per poi approfondire delle aree dove le problematiche privacy sono assolutamente pertinenti, quelle relative al sito internet aziendale,
quelle, le problematiche della privacy per le app e poi le problematiche privacy in azienda nei rapporti con i dipendenti, con i fornitori o con i clienti. Entrando subito nel vivo della tematica, perché è importante conoscere la privacy? Io so che se vi parlo di privacy voi pensate a burocrazia e non posso negarvi che anch'io lo penso. Privacy è per l'imprenditore generalmente intesa come una serie di adempimenti che sono superflui, che rallentano l'attività di azienda e il raggiungimento degli obiettivi dell'azienda. Sono una serie di adempimenti che vanno dal DPS, dalle lettere di incarico, la redazione di informative privacy, eccetera, eccetera. Una montagna di carte che l'imprenditore medio bolla come quantomeno fastidio. Dall'altro lato è però evidente per tutte le aziende, e qui dico una banalità assoluta, il fatto che il dato personale, ormai tutte le aziende sanno che i dati personali sono un asset per l'azienda stessa, sono un valore che è economicamente apprezzabile. Però è necessario che sia chiaro un principio, le potenzialità di questi dati, che sono dati relativi al portafoglio clienti presente e futuro, dati relativi alla ricerca aziendale, dati dello sviluppo aziendale, dati relativi all'organizzazione aziendale stessa, sono tutti dati che hanno una potenzialità, che però può essere sfruttata solamente se questi dati vengono trattati in modo legittimo. Ovvero le potenzialità di questi dati, potenzialità economiche, sono direttamente proporzionali alla liceità dei trattamenti dei dati. Questo vuol dire che se vogliamo rendere questi dati personali un valore aggiunto, dobbiamo trattarli lecitamente e poterli sfruttare solo in questo modo. Se i dati non sono trattati lecitamente, non li potremo utilizzare e non potranno diventare un valore aggiunto per l'azienda. Dall'altro lato, siamo in presenza di una normativa che, come vi dicevo, lo confesso, è particolarmente pesante, nel senso che prevede una serie di obblighi e, vabbè, anche una serie di diritti, però per quanto riguarda l'imprenditore una serie di obblighi notevoli. A questi obblighi sono correlati una serie di sanzioni che vanno subito sottolineate. Perché? Perché, come vi ho detto, la privacy va anche temuta. Qualora anche non riteniate che il dato, i dati personali su cui lavorate, siano un valore aggiunto per l'azienda, dovete comunque rendervi conto che le violazioni del codice della privacy comportano delle sanzioni amministrative che poi ricadranno sull'impresa e delle sanzioni penali che ricadranno sul soggetto responsabile legalmente. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, le violazioni delle norme del codice della privacy possono comportare sanzioni che vanno da 6.000 a 180.000 euro. Questo per farvi entrare nell'ottica di cosa stiamo parlando. Una sanzione da 50.000 euro è una sanzione che mette in crisi un'azienda che fattura 1 milione di euro, 2 milioni di euro, anche di più. E quando può essere elevata una sanzione amministrativa di questo tipo? Per qualsiasi violazione del codice della privacy. Pensiamo solamente, potrei fare un esempio, noi siamo iscritti a una newsletter, il gestore di questa newsletter decide di mandare delle email commerciali non sollecitate, il cosiddetto spam, a tutti gli iscritti della newsletter. In questo caso vi è una violazione palese del codice della privacy in quanto questa missiva commerciale non si basa su un consenso dell'interessato e per questo tipo di attività, quella di spam, vengono elevate, vi faccio un esempio, tendenzialmente il garante eleva sanzioni che sono nell'ordine delle decine di migliaia di euro per l'attività di spam. Chiaro che vi sono violazioni anche molto minori, però questo per farvi capire qual è l'importanza del rispetto della normativa del codice privacy. A queste
sanzioni amministrative si aggiungono le sanzioni penali. E ho detto si aggiungono perché? Perché quando siamo in presenza di sanzioni a carattere penale, siamo in presenza di sanzioni che si cumulano con le sanzioni amministrative. Quindi avremo comunque un problema per l'azienda con una sanzione amministrativa e un problema per la persona che è responsabile legale di quell'azienda. Siamo in situazioni più gravi. Normalmente l'ipotesi tipica è quella del trattamento illecito di dati personali, un trattamento dove vi è una violazione della norma a cui consegue anche un profitto ingiusto per il responsabile legale e per l'impresa e un danno dell'interessato. Anche qui stiamo parlando di pene severissime, che vanno dai 3 mesi ai 3 anni di reclusione. Io attualmente sto difendendo un imprenditore che è sottoposto a procedimento per trattamento illecito dei dati personali. Perché? Perché lui è un'impresa che vende database. Fa solo quello. Nel 2008 ha avuto la geniale idea di vendere un database con 7 milioni di record. Questi record contenevano nome e cognome, indirizzo e numero di telefono di casa di soggetti, di alcuni soggetti. Lui aveva raccolto e trattato questi dati sulla base degli elenchi pubblici, le cosiddette pagine, le pagine bianche, le vecchie pagine bianche che adesso non sono più disponibili. L'aveva fatto nel 2003. Ha deciso nel 2008 di vendere a delle società telefoniche, potete immaginare quali sono 4 o 5, questo database con 7 milioni di record per una cifra sui 150.000 euro. Ha venduto questo database e queste società telefoniche hanno fatto delle campagne di marketing sulla base di questi record, chiamando a casa la gente cercando di vendergli dei contratti telefonici. Ovviamente tutte le persone, questi 7 milioni di nominativi, erano tutte persone che non avevano dato il proprio consenso affinché i propri dati venissero utilizzati per questa finalità. Il garante, dopo che ha ricevuto decine di segnalazioni, è stata veramente una cavolata, scusate, volevo dire una cosa differente, ha quindi fatto partire un procedimento penale e il nostro imprenditore rischia non 3 anni, si tratta di una violazione di carattere minore, però sicuramente rischia una sanzione penale. Scusate se sono partito subito con le sanzioni, ma questo l'ho fatto perché se è evidente l'aspetto positivo che hanno i dati personali, il loro valore economico come asset, come benefit, è anche chiaro che bisogna temere la privacy e temere le conseguenze delle violazioni del codice della privacy. Però di cosa parliamo quando parliamo di privacy? Il concetto di privacy, o meglio, il termine privacy è un termine ambiguo. È un termine che può avere più significati. Voglio chiarire un aspetto. Quando io parlo di privacy, normalmente il significato più comune che viene attribuito a questo termine è quello di diritto alla riservatezza. Però, tecnicamente, il codice della privacy non tutela il diritto alla riservatezza, tutela il diritto alla protezione dei dati personali. Non è una questione però di parole, da avvocato, da leguleio, è una questione pratica, perché io posso, e questa è l'ambiguità di fondo, pensare che io faccio un'attività di profiling, raccolgo poi dati personali su internet e li elaboro in qualche modo. Potrei pensare, il mio codice della privacy tutela la riservatezza degli utenti, dei cittadini, ci sono dati che sono stati resi pubblici volontariamente da loro su internet, io li posso prendere, li posso trattare, li posso rielaborare, incrociare e fare quello che voglio con questi dati, non violo nessuna norma. No. Il codice della privacy tutela il diritto alla protezione dei dati personali, quindi prescinde dal concetto di riservatezza, prescinde dal fatto che un dato sia conosciuto solamente a una stretta cerchia di soggetti, tutela anche il dato pubblico, quindi tutti i dati a prescindere dal... Ho sentito una domanda? No, tutti i dati a prescindere dalla natura riservata o pubblica sono tutelati dal codice della privacy. Questo vuol dire che
Se io pubblico sul sito dell'università il mio indirizzo email per finalità legate all'università, un soggetto non può prendere il mio indirizzo email, che è un dato personale, e inviare della posta con carattere commerciale non sollecitato solo perché il mio indirizzo è pubblico. Questo è un'attività in violazione del codice della privacy. Perché? Perché io ho pubblicato e ho diffuso volontariamente questo mio dato personale, ma per una finalità specifica, una finalità a carattere accademico o didattica. Quindi il diritto alla protezione dei dati personali prescinde dal carattere della riservatezza e ciò che rileva è solamente la finalità per cui io diffondo o autorizzo qualcuno al trattamento dei dati. Quali sono poi i principi cardine del codice della protezione dei dati personali? Ovvero, io sto effettuando un'attività, mi trovo in presenza di un'enormità di dati che voglio trattare in qualche modo, voglio fare marketing, voglio fare attività di profiling per marketing. Cosa devo verificare? Prima di tutto verifico se è stato rispettato il principio di trasparenza. Ovvero, io ho questi dati, lavoro su questi dati, verifico di aver informato l'interessato, ovvero la persona a cui si riferiscono i dati, di che cosa, di chi sono io, di quali dati sto trattando, delle finalità per cui sto trattando i suoi dati, delle modalità con cui li sto trattando, so che è un elenco lungo, però è necessario, delle misure di sicurezza che io ho adottato a tutela di quei dati e soprattutto dei suoi diritti, ovvero che lui ha il diritto di rettifica su quei dati, ha diritto di cancellazione, ha diritto a richiedere informazioni. Il codice poi nella pratica cosa prevede? Qual è lo strumento per dare attuazione a questo principio di trasparenza? Prevede che quando io tratto dei dati devo rendere la cosiddetta informativa privacy, ovvero un documento che contiene queste informazioni, che deve essere reso preventivamente all'interessato, quindi non successivamente al trattamento. Questa è una tipica violazione che comporta sanzione amministrativa, quindi l'informativa posticipata successiva al trattamento. L'informativa non deve essere però un documento scritto in modo complesso da un legale, l'informativa può essere anche orale ed è la norma che l'informativa sia orale. L'informativa può contenere anche dei simboli, dei disegni, l'importante è che siano chiari tutti gli aspetti che ho sottolineato. Quindi non dovete preoccuparvi che sia un documento particolarmente complesso, l'importante è che contenga questi aspetti. Successivamente, allora, noi stiamo trattando dei dati. Mi preoccupo di capire e di verificare che il mio interessato o gli interessati sono stati informati attraverso un'informativa, magari anche orale, in via semplificata. Devo verificare e devo chiedermi, ma sulla base di cosa io posso effettuare questo trattamento? Anche qui il codice individua uno strumento principale, che è la base legale per un trattamento, e questo è il consenso. Il consenso dell'interessato, ovvero ho informato l'interessato, gli chiedo se lui mi autorizza a effettuare quel trattamento. Il consenso per essere valido deve essere specifico, non deve essere un consenso generico al trattamento dei dati. Deve essere determinato, libero e non condizionato. Quindi, siamo in presenza, noi stiamo trattando i dati, abbiamo informato l'utente con l'informativa privacy e l'abbiamo redatta con determinate modalità, abbiamo chiesto il suo consenso, contate che anche il consenso non necessariamente deve essere scritto, quindi non è una forma, non è uno strumento che ha delle previsioni burocratiche particolari, a parte alcune eccezioni. Ho l'autorizzazione del mio utente o del mio interessato, chiamiamolo come vogliamo. Cosa devo verificare, infine, per vedere se il trattamento è lecito? Devo verificare che sia stato rispettato il principio di necessità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io chiedo, per esempio, ai miei dipendenti,
Devo trattare i vostri dati, devo raccogliere dei dati per fini previdenziali, sto calcolando il TFR, sto facendo qualsiasi attività per fini previdenziali, chiedo dei dati ai miei dipendenti. E tra questi dati che gli chiedo, chiedo anche dei dati relativi al loro orientamento religioso. È chiaro che si tratta di dati che eccedono le mie finalità, le finalità del mio trattamento. Quindi in questo caso saremmo in presenza di un trattamento che viola il principio di necessità, perché i dati richiesti eccedono la finalità che abbiamo detto essere quella di una finalità previdenziale. Quindi stiamo lavorando, trattiamo dei dati, abbiamo informato l'interessato, l'abbiamo informato con modalità semplificate, abbiamo il suo consenso e abbiamo verificato che i dati raccolti non eccedono le finalità per cui sto effettuando il trattamento. In questo caso noi abbiamo un trattamento legittimo. Potremo poi utilizzare questi dati per le finalità richieste e questi dati diventeranno un valore aggiunto per l'azienda. Per completare il quadro, e ho proprio finito sul piano teorico della normativa privacy, io ho indicato quali sono i due protagonisti di un qualsiasi trattamento. Sono il titolare del trattamento e l'interessato. Il codice individua altre figure, ma sono tutte figure eventuali che si inseriscono in trattamenti più complessi. In un trattamento minimo abbiamo un soggetto che è il titolare del trattamento, che poi risulta essere nelle imprese il rappresentante legale, ed è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, per che finalità, con che modalità e individua le misure di sicurezza per tutelare questi dati. E poi abbiamo l'interessato, che abbiamo detto che è il soggetto a cui i dati si riferiscono. Ora vi ho riassunto in 3 minuti il codice della privacy, però vi posso assicurare che il codice della privacy si basa su questi principi. Quando voi effettuate un trattamento, i 3 principi a cui dovete fare riferimento sono esclusivamente quelli e tutti i trattamenti funzionano in questo modo. Adesso ho pensato di analizzare alcune aree più pratiche dove darvi qualche consiglio per verificare che la vostra attività sia conforme al codice della privacy. E sicuramente un aspetto fondamentale è quello del sito internet aziendale. Lo stesso discorso si potrebbe fare per il sito internet non dell'impresa, però oggi volevo concentrarmi sulle aziende piccole e medie. Cosa deve avere un buon sito aziendale? Innanzitutto un sito aziendale è lo strumento principale di pubblicità dell'azienda. Queste sono cose che voi insegnate a me. Dall'altro lato, col sito aziendale non abbiamo solo uno strumento di pubblicità, ma abbiamo uno strumento dove si possono offrire servizi e erogare servizi. Bisogna fare attenzione quindi ad alcuni aspetti. Innanzitutto, voi dovete verificare che il vostro sito aziendale sia strutturato in questo modo. Allora, il vostro sito aziendale deve avere una privacy policy. Che cos'è la privacy policy? La privacy policy è un'informativa privacy specifica. Specifica per un aspetto ben determinato, che deve essere distinta dalle altre informative privacy. Una privacy policy è un'informativa privacy relativa alla consultazione della pagina da parte dell'utente, esclusivamente della consultazione. Quindi se voi vedete siti internet di aziende, anche grandi, e potete fare delle ricerche, che prevedono una sezione privacy policy, in cui in questa privacy policy è indicato, oltre alle informazioni relative al trattamento per la consultazione della pagina, anche informazioni relative ad altre attività di trattamento, per esempio attività di telemarketing, attività di erogazione di servizi, trovate una privacy policy che è scorretta. Perché? Perché non è trasparente, non è precisa ed è quindi in violazione delle norme del codice. Quindi il nostro sito internet aziendale deve avere una privacy policy relativa esclusivamente al trattamento che si effettua nel momento in cui il soggetto accede alla pagina e la consulta. Quando il nostro sito internet, per esempio, prevede delle sezioni particolari dove io posso creare un account, posso in queste sezioni effettuare attività di e-commerce, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa, a quel punto il nostro sito internet, nel momento in cui il nostro utente accede a queste sezioni,
dovrà rendere un'informativa specifica relativa a quel trattamento. Quindi quando creo l'account per qualsiasi tipo di servizio, verrà resa un'informativa specifica. Così va strutturato il servizio. Non bisogna prevedere una privacy policy generica in cui viene inserito come in un calderone qualsiasi cosa. È una privacy policy errata. Terzo aspetto su cui deve essere basato il nostro sito internet e che deve, su cui dobbiamo ragionare sulle note legali. Queste sono obbligatorie per le società di capitali. Vi sono sanzioni in assenza delle note legali, sono una forma di pubblicità obbligatoria prevista dal codice civile. Cosa contengono le note legali? Dati semplicissimi, la ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese, la sede e il capitale sociale versato. Se voi avete un sito internet che è strutturato in questo modo, è un sito internet a prova di sanzioni privacy. Se invece avete anche siti internet bellissimi, in cui avete una sezione unica, note legali, in cui c'è dentro la privacy policy, le informative specifiche e le note legali, state tranquilli che potreste essere soggetti a sanzioni. Ovviamente la sanzione quando è che arriva? Quando sorge un problema. È chiaro che il garante non va a vedere quali sono le problematiche di ciascun sito internet, però se poi viene effettuata per qualsiasi motivo un'ispezione sulla vostra azienda e l'ispezione comporterà anche l'analisi del sito, potreste avere problemi. Vorrei fare un esempio. Faccio un esempio positivo. Di solito si prendono gli esempi negativi, però voglio prendere un sito internet fatto bene. Questo è il sito internet del garante della privacy. Si vede malissimo, mi spiace. È un sito internet fatto molto bene. Perché? Dal punto di vista tecnico non lo so, quindi magari è anche una ciofeca tecnicamente, come i tipici siti della pubblica amministrazione. Però dal punto di vista legale è fatto molto bene. Come vedete, io ho evidenziato la parte in basso, dove non si vede, ma viene indicata la sezione privacy policy. Che caratteristiche ha questo sito? È un sito molto semplice, in cui è possibile solo effettuare una consultazione alle pagine, non c'è nient'altro, c'è un piccolo motore di ricerca relativo ai provvedimenti del garante, niente di più, non si può interagire col sito. Nonostante ciò, il garante cosa dice? Il garante prevede anche per il proprio sito una privacy policy e, come vi dicevo, la privacy policy riguarda esclusivamente la consultazione della pagina, non riguarda altri trattamenti. Se il sito del garante avesse delle sezioni dove, per esempio, è possibile effettuare un login dopo la creazione di un account, in quel caso verrebbe resa un'informativa specifica relativa a quel trattamento. O se il sito del garante vendesse qualsiasi cosa, dei commentari, eccetera, nel momento in cui si crea un account per poi accedere alla sezione e-commerce del garante, verrebbe resa un'informativa privacy specifica. Quindi il nostro sito internet deve essere strutturato in questo modo: privacy policy specifica per la consultazione, privacy policy ulteriori per gli ulteriori trattamenti e note legali. Verificate poi se i vostri siti internet aziendali sono strutturati in questo modo. Adesso vorrei affrontare anche il problema delle app, che so che è attualissimo. Allora, non vi devo, anche qui, io non ho niente da insegnarmi, anzi ho solo da imparare da voi per quanto riguarda le app. Ho però una minima esperienza per quanto riguarda gli aspetti legali legati alle app. Le nostre app contengono una serie enorme di... trattano una serie enorme di dati personali. Perché? Perché i nostri tablet, i nostri smartphone, i nostri device comunque contengono dati personali relativi ai contatti, sms, video, foto, dati relativi alla geolocalizzazione. Ma non solo, i nostri device contengono anche strumenti come microfoni, telecamere, GPS, strumenti che ci consentono di, innanzitutto, di fornire servizi che erano impensabili fino a poco tempo fa. Dall'altro lato sono una miniera d'oro. Perché? Perché il dato
ha un valore economico e nel momento in cui noi raccogliamo dati personali e li trattiamo, creiamo valore per l'azienda. È però evidente un ulteriore aspetto, che l'aumento di questi trattamenti crea una serie di problematiche sempre maggiori per la privacy degli utenti, degli interessati. Adesso io proprio ho cercato, mi sono sforzato, quindi spero che sia che lo sforzo sia stato utile, di analizzare proprio gli aspetti più problematici delle app sotto il profilo legale e vorrei dare delle soluzioni, almeno la mia opinione, per quanto riguarda questi aspetti. Allora, il primo problema che hanno le app è una mancanza di trasparenza. Nel 2013 l'Unione Europea diceva che il 65% tra le 150 app più scaricate non hanno un'informativa privacy adeguata. Quindi, quali sono gli accorgimenti per la mia app? Io che sviluppo l'app, cosa devo fare per quanto riguarda l'informativa privacy? Devo sempre renderla prima del momento in cui io scarico l'app. La mia informativa deve essere resa precedentemente al fatto che l'utente scarica e installa la mia app. Questa informativa privacy deve contenere, ho già detto quali sono, però lo ripeto, chi siamo, i dati relativi a chi siamo, che dati trattiamo, e questo è il punto fondamentale, perché se io dico che tratto solamente i dati relativi ai contatti, poi raccolgo dati relativi alla geolocalizzazione, vi assicuro che questo è un grosso problema legale. Dati, dobbiamo indicare quali sono le finalità per cui trattiamo questi dati e poi dobbiamo dire al nostro utente quali sono i suoi diritti, ovvero il diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto a richiedere informazioni. Il problema più grande però per le app è la mancanza del consenso, questo sempre secondo l'Unione Europea. Nella vostra esperienza voi potete anche verificarlo. Le richieste di consenso per i trattamenti dei dati nelle app o sono o mancano oppure sono totalmente inadeguati. Perché? Perché il mio consenso deve essere particolare nelle app. L'app non è solo un software, ma è un software tramite il quale vengono erogati dei servizi e questo è un aspetto importante. Quindi nel momento in cui io ho un'app, devo verificare che l'utente quando chiede di scaricarla all'utente sia resa l'informativa. Ancora prima di scaricarla e di installarla deve essere chiesto il suo consenso per l'installazione, consenso esclusivo per l'installazione dell'app. Successivamente all'installazione dovrò richiedergli un secondo consenso, questo è obbligatorio. Il consenso poi per il trattamento dei dati che tratta la mia app. Se per esempio io sviluppo un'app che individua i ristoranti vicini al luogo in cui mi trovo e che quindi utilizza i dati relativi alla geolocalizzazione, la metto sul mio bel marketplace, nel momento in cui l'utente la individua, cerca di installarla e di scaricarla, subito gli deve essere resa l'informativa, subito gli deve essere chiesto il consenso all'installazione. Successivamente all'installazione deve essergli chiesto il consenso per il trattamento dei dati, in questo, nell'esempio, dati relativi alla geolocalizzazione. Altro aspetto, sempre relativo a questo esempio. Il mio trattamento però deve rispettare anche il principio di necessità di cui ho parlato prima. Ovvero, io non posso consentire alla mia app che questa raccolga e tratti tutti i dati relativi alla geolocalizzazione che il mio device produce, crea e tratta. No, la mia app dovrà necessariamente trattare i dati relativi alla geolocalizzazione che l'utente fornisce nel momento in cui richiede l'erogazione del servizio. Qualora la mia app continui a raccogliere i dati relativi alla geolocalizzazione, sarà un'app in violazione del codice della privacy. Anche questo è un problema legale diffuso, ma assolutamente rilevante. Quindi, quando voi sviluppate e progettate la vostra app, quindi sviluppatela in questo modo: informativa, consenso per l'installazione e poi successivamente all'installazione consenso per il trattamento dei dati. Problema ulteriore. Ah no, sempre in tema di consenso, questo non c'entra con l'esempio, però io voglio ricordarlo perché ho visto recentemente alcuni provvedimenti del garante.
Qual è il problema attualissimo per il garante? Sono i minori. Quindi, qualora voi sviluppiate un'app che è destinata a giovanissimi, a soggetti probabilmente minori, dovete stare attenti al fatto che il consenso deve essere richiesto ai genitori, non all'utente diretto, se questo è un minore. Perché? Perché i genitori sono i titolari della patria potestà e quindi solo loro possono dare un consenso valido. Questo perché? Perché è un problema attualissimo e sono in corso numerosi procedimenti, ovviamente per le app più diffuse, però va rilevato anche questo. Ah, altra cosa, io nella mia, quando è stato 2011, è chiaro che siamo in presenza di un consenso presuntivo dei genitori. Io lo registro, poi se il minore, è come se il minore mi porta un documento falso, è chiaro che io non posso verificare che la carta d'identità sia falsificata. Io presuntivamente, nel momento in cui predispongo un consenso in cui è specificato che il soggetto che presta il consenso è il genitore, presuntivamente sono esente da qualsiasi responsabilità. Chiaro che di più non si può fare. Sì, 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 si tratta di un avviso ben specificato. No, no, vabbè, certo che poi in sede difensiva uno si può aggrappare a quello che vuole e mi sembra anche una buona linea difensiva, però nel momento in cui io vi do un consiglio per sviluppare l'app e dovete solamente inserire 3 righe in più, fatelo, perché è chiaro che se io sto sviluppando un servizio destinato proprio ai minori, come potrebbe essere un servizio di messaggistica, è chiaro che il problema si pone. I sistemi di messaggistica più diffusi chiaramente non prevedono questo aspetto, ma perché? Perché tendenzialmente sono società americane e le società americane dicono, io ho lavorato per grosse società americane nello studio dove ho imparato quello che so e lì la risposta che noi davamo a chi si lamentava è noi siamo una società americana, noi ci conformiamo alla normativa americana che è totalmente differente. Un'altra cosa in tema di consenso che vorrei, prima che di dimenticarla, anzi no, me la sono dimenticata. ve la dico dopo. Ah no, ecco, sempre quando voi progettate questa mascherina per il consenso, ho visto dei provvedimenti del garante in cui venivano sanzionati degli utenti, o meglio degli utenti e le società di sviluppatori, che avevano previsto il consenso solamente con la casellina accetto, mentre il garante diceva no, quando io chiedo il consenso devo prevedere la casella accetto e cancella, mi raccomando, è una banalità, è chiaro che poi sul piano pratico cambia poco, però il garante diceva, io devo essere ossequioso anche del principio di trasparenza, il consenso deve essere pienamente informato, se predispongo una casella solo accetto, non rispetto il principio di trasparenza. Sì. Allora, il consenso deve essere documentato, quindi io me lo posso annotare da qualche parte in formato elettronico e poi questo io terrò un registro di questa documentazione. È chiaro che nel momento in cui io raccolgo il consenso de visu, il problema è minore perché magari faccio sottoscrivere il consenso a qualcuno. Nel momento in cui stiamo parlando di strumenti elettronici lo devo documentare io. O meglio, quindi registrare il fatto che il soggetto abbia dato il consenso con le modalità previste dall'app. Vale quello che noi abbiamo registrato. Poi è chiaro che a quel punto noi saremo esenti da responsabilità. No, si va sulla tutela dell'affidamento, io mi sono affidato di una tua risposta, è chiaro che se tu hai sbagliato e te ne accorgi dopo 6 mesi, scusate,
francamente nessuno può venire a dirmi dopo X mesi, ah, io avevo sbagliato a schiacciare il pulsante. Io non ne posso avere certezza. Hai usato la mia app per X mesi, quindi vuol dire che forse il problema... Indipendentemente, questo non dipende da come voi strutturate l'app. Infatti, la problematica che lei solleva, adesso la volevo affrontare proprio in tema di misure di sicurezza. È una problematica più di misure di sicurezza, questa della conservazione del dato. Perché altro problema tipico delle app in cui vi sono numerose violazioni è quella relativa alle misure di sicurezza. Vi sono misure di sicurezza scarse. Io non sono un tecnico, quindi veramente vi so dire poco. Però c'è un altro aspetto da valutare. Primo, non sono un tecnico, e secondo, per quanto riguarda le misure di sicurezza, bisogna vedere caso per caso. Ogni app non si possono dare delle indicazioni generali. Vi sono sicuramente due profili più significativi, che sono quello relativo alla conservazione dei dati, a cui bisogna fare attenzione. Ovvero, quando voi strutturate la vostra app, dovete fare una scelta che sia oculata e che preveda la misura di sicurezza più adeguata per quell'app, nel momento in cui scegliete che il dato venga conservato sul device oppure progettate una struttura client server. Adesso non so come voi vogliate procedere a strutturare la vostra app, però deve essere una decisione oculata e che sia il più adatta possibile per quell'app. Altro aspetto in tema di misure di sicurezza a cui bisogna fare riferimento è l'autenticazione. Anche qui io non ho un'indicazione precisa da darvi, bisogna vedere il singolo software, però anche questa è una decisione tra tutte le misure di sicurezza a cui bisogna fare più attenzione. Quindi autenticazione e decisione sul luogo dove trattenere e conservare il dato. Perché? Qual è il problema? Qualora vi sia un jailbreak, una violazione da parte di qualcuno delle misure di sicurezza e questi dati vengono trattati illecitamente, poi il responsabile legale per questa violazione sarà lo sviluppatore del software. E questo è il problema. Io ho dato i miei dati personali alla società X, mi avevano assicurato che avevano tutelato con le misure di sicurezza previste dal codice della privacy i miei dati. Adesso i miei dati sono su una bacheca di un sito discutibile. Chi è responsabile? Lo sviluppatore del software che non ha previsto misure di sicurezza adeguate. Tra l'altro, io che sono ignorantissimo, ho visto che su internet girano, vi sono soprattutto le autorità americane e canadesi prevedono dei vademecum su come impostare le misure di sicurezza nelle app e sono tra le più quotate, quindi basta che facciate una ricerca su internet. L'ultimo aspetto problematico delle app è l'utilizzo illegittimo dei dati. E qui sollevo ancora due aspetti interessanti. Ovvero, che cosa si deve prevedere nel momento in cui progettiamo la nostra app? Si deve prevedere che i dati raccolti dal nostro software non vengano trattenuti e conservati all'infinito. Ovvero dobbiamo prevedere un periodo di tempo massimo entro il quale poi i dati verranno cancellati. In caso contrario avremo una violazione del codice della privacy perché non possono essere trattati all'infinito. Aspetto simile è quello relativo all'account. Nel momento in cui scarico un'app e creo un account, dobbiamo prevedere che il mio account venga disabilitato dopo un periodo di inattività stabilito. Potrebbero essere 3 mesi, 6 mesi. Non ci sono indicazioni normative in questo senso, deve essere tutto calibrato sul mio software. Quindi queste sono le problematiche più rilevanti in tema di app. Io poi, anche qui, riassumendo sempre, anzi tagliando con l'accetta, vorrei dare due indicazioni per... Ah, c'è una domanda? Certo, ma stiamo parlando qui di app.
perché è proprio il Working Party 29, non so se lo conoscete, che è l'autorità europea che stabilisce le linee guida in materia di privacy, ha specificamente previsto che le app debbano essere strutturate in questo modo. Perché? Perché con le app abbiamo poi una raccolta di dati infinitamente maggiore rispetto anche all'attività di e-commerce. Nell'attività di e-commerce vengono forniti dei dati, ma una tantum, e sono dati diciamo individuati, individuabili. Con le app si creano quantità di dati e dati personali anche di un certo rilievo per il soggetto che sono infinitamente superiori. Questa è la problematica maggiore di questi tipi di software. Anche qui vorrei, scusate se veramente riassumo e taglio con l'accetta, però magari vi può essere utile per la gestione della privacy in azienda per le piccole e medie imprese. Allora, innanzitutto vorrei iniziare brevissimamente, anzi vorrei parlare brevissimamente della gestione della privacy nei confronti dei dipendenti, anche se, scusate ma io non sono bravo a utilizzare le animazioni e speravo che venissero fuori tutte subito. A cosa devo fare riferimento nel momento in cui tratto i dati dei miei dipendenti, anche se il dipendente è uno solo? Devo, nel momento in cui io ho un rapporto di lavoro, sto comunque trattando dei dati. Voi penserete anche qui, questa è la burocrazia che non ci piace, perché i rapporti di lavoro ci sono sempre stati, adesso devo pure rendere l'informativa, chiedergli il consenso, trattare con determinate misure di sicurezza i suoi dati, prima non dovevo farlo. Questo è vero, però innanzitutto vorrei fare una distinzione tra dati personali e dati sensibili. Dati personali del dipendente e dati sensibili del dipendente. I dati personali del dipendente sono i dati personali semplici, relativi all'anagrafica, alla sua situazione anagrafica. Sono dati che per cui non è prevista una tutela particolare. Solo per i dati sensibili del nostro dipendente è prevista una tutela particolare. Quali sono questi dati sensibili? Sono dati che potrebbero essere utilizzati per discriminarlo. Quindi dati relativi al suo orientamento sessuale, dati relativi al suo orientamento religioso, al suo orientamento politico, oppure dati che vengono trattati per il controllo dei lavoratori, quindi le email, eccetera, eccetera, l'accesso ai tornelli. Per questi dati sensibili sì, abbiamo la necessità di tutele particolari nel loro trattamento, ma solo per questi dati. La particolarità di questi dati è che nel momento in cui li trattiamo dobbiamo chiedere un consenso scritto al lavoratore, un consenso scritto con cui non intendo una X o un flag via internet, ma una sottoscrizione. A prescindere da questa piccola ma rilevante eccezione, nel momento in cui io tratto i dati del mio dipendente per finalità inerenti all'azienda, quindi per finalità contabili, finalità previdenziali, finalità retributive, eccetera, eccetera, io non ho una serie di adempimenti burocratici pesanti da effettuare. Ho il codice, il garante prevedono modalità semplificate per il trattamento di questi dati, anche se sono dati personali. Quindi l'informativa la devo rendere? Sì, ma l'informativa deve essere resa magari al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, può essere orale o può essere semplificata. Le informative per i dati personali dei lavoratori possono essere anche appese sul luogo di lavoro, possono essere anche concepite tramite schemi o immagini. Quindi l'informativa deve essere resa, sì, una tantum, in modo semplificato, anche in via orale. Quindi è sì un adempimento burocratico, però non così pesante come potrebbe essere in altri casi. Devo poi chiedergli il consenso per il trattamento di questi dati? Punto di domanda? No. Anche qui abbiamo una semplificazione. Ma perché? Perché io, nel momento in cui sto trattando i dati dei dipendenti per finalità, come ho detto, tributarie, fiscali, eccetera, eccetera, li sto trattando sulla base di che cosa? Non di un consenso, ma sulla base di una norma di legge che me lo impone. E quindi è la stessa norma di legge che mi dà la base legale per trattare questi dati. Quindi non avrò necessità, in questi casi, di chiedergli il consenso. Quindi è sì un procedimento oneroso per l'imprenditore, ma semplificato.
possiamo sforare in 5 minuti. Ok. Allora, andrò anche qui velocissimo. Sempre in azienda, per la gestione della privacy dei clienti e dei fornitori, quali sono gli adempimenti dell'impresa, dell'imprenditore? Io offro un servizio. Anche qui offro un servizio oppure ricevo un servizio da un fornitore. Devo rendere l'informativa e chiedere il consenso? Scusate se insisto su queste cose, perché il principio generale di qualsiasi trattamento è questo. Però anche qui abbiamo delle forme semplificate che vi possono essere utili. Quindi nel momento in cui il fornitore mi emette una fattura, io gliela devo pagare, sto trattando dei suoi dati bancari per il pagamento della fornitura, devo dargli un'informativa. Anche qui la risposta è sì per l'informativa, ma con le modalità che vi ho detto prima, semplificata, può essere stata data al momento della stipulazione del contratto. E poi devo chiedergli il consenso per trattare questi dati? No. Qui per un discorso diverso, ed è la seconda e ultima eccezione rispetto al principio del consenso. Perché? Perché io in questo caso, nel momento in cui pago il mio fornitore, sto dando esecuzione a un contratto, quindi il pagamento è parte dell'esecuzione del contratto. E questo mi autorizza, secondo il codice della privacy, a trattare senza il consenso questi dati. Stessa cosa per i clienti. Offro un servizio, mi vengono dati dei dati, per esempio, per la spedizione di un prodotto, devo dare l'informativa? Sì, ma magari l'ho già data in forma semplificata e oralmente prima. Devo chiedergli il consenso? No, perché io sto dando esecuzione a un contratto. Quindi, come vedete, anche per clienti e fornitori, gli adempimenti privacy sono assolutamente importanti ma semplificati. Quindi dovete vederlo sicuramente come un peso per l'azienda, ma sotto questi profili vi è sicuramente una norma di favore nei confronti delle imprese. Io ho concluso e adesso lascio la parola all'avvocato Edoardo Colzani, che vi parlerà di brevettabilità del software e di Bring Your Own Device. Grazie. Arrivo, Ok, buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. È per me, come per il collega Palumbo, la prima volta che metto piede qui e spero di poter tornare, ovviamente. Allora, immagino siate stanchi e siete spaventati. Il compito degli avvocati penalisti è in genere quello di spaventare gli utenti facendo vedere quali sono le sanzioni. Per vostra fortuna io faccio il civilista, quindi cercherò di rassicurarvi un pochino. Faccio il civilista. Come? Esattamente. Cercherò di rassicurarvi un pochino. Come l'avvocato Palumbo, anch'io collaboro con la cattedra di informatica giuridica dell'Università Statale, Università Bicocca, e come il collega Palumbo, anch'io ho avuto una formazione post lauream, ho appena concluso un dottorato in filosofia del diritto. Direte, beh, che c'entra? C'entra nel senso che storicamente la cattedra di informatica giuridica è collegata a quella di filosofia del diritto, perché fu proprio un filosofo a iniziare a coltivare questa materia. E c'entra perché lo scopo mio oggi è quello di condensare in questi pochi minuti che mancano alcune considerazioni sulla giornata. I temi di cui vi dovrei parlare sono quelli del bringing your own device e della brevettabilità del software. Lo farò non tediandovi nel dettaglio, semplicemente mettendovi in guardia anch'io su tutte quelle che sono le conseguenze in tema di mancato rispetto della privacy dei lavoratori e dei soggetti che ci conferiscono i dati in tutti quei casi che rientrano appunto nella casistica del bringing your own device. Brevettabilità del software è un altro problema e poi vedremo. Non ho dato la definizione di che cosa intendiamo per bringing your own device. Immagino voi tutti lo sappiate, o quasi tutti. Si tratta di quella prassi assai diffusa di fare in modo che il dipendente possa lavorare sul proprio computer, sul proprio tablet, e questo nell'ottica di consentire al dipendente di lavorare su un dispositivo che gli è più consono e più congeniale, e nell'ottica dell'azienda di abbattere significativamente i costi. Il vantaggio principale per l'azienda
che favoriscono questa pratica è quello di abbattere i costi. Ma attenzione, questo vantaggio è compensato dagli svantaggi derivanti da tutte le violazioni connesse alle problematiche giuridiche. Abbiamo detto tutti i problemi di trattamento dei dati personali. In primo luogo, trattamento dei dati personali di quei soggetti che conferiscono all'azienda titolare dei dati i loro dati. Li gestisce l'azienda sui propri dispositivi, ai noi li gestiscono anche i dipendenti che li memorizzano sul loro dispositivo. Altro problema, i dipendenti sul loro dispositivo possono fare quello che vogliono. Uno dei pregi, ma al contempo anche il difetto di questa pratica, è quella che c'è una commistione tra spazio pubblico e spazio privato. Per l'azienda è bellissimo questo, significa che il lavoratore ovunque sia può lavorare. Per il lavoratore non sempre questo è bellissimo, potrebbe portare anche a delle distorsioni. Tant'è, ed ecco che vi metto in guardia da buon civilista, ci sono tutte le norme di diritto del lavoro, lo statuto dei lavoratori da rispettare. Noi non possiamo abusare di questi strumenti per fare, ad esempio, controllo a distanza di quello che il lavoratore sta facendo. Non possiamo abusare di questi strumenti per accedere ai dati personali del lavoratore, ai dati sensibili, per esempio. Che cosa fare dunque? Come ho detto, voglio rassicurarvi, voglio proporvi delle soluzioni. Le policy aziendale. Molte aziende hanno già delle policy che riguardano l'utilizzo dei dispositivi aziendali. È opportuno implementare queste policy prevedendo anche i casi in cui il dispositivo sia il dispositivo del lavoratore. Ho detto implementare perché sono brianzolo e mi piace risparmiare costi, carta e tempo. Quindi perché fare una policy a parte? Se c'è già una policy aziendale sui dispositivi aziendali, basta integrarla. Ma ecco che si risveglia il filosofo del diritto, attenzione ad essere precisi, attenzione a distinguere chiaramente tra quelli che sono dispositivi aziendali e quindi le norme relative, le clausole relative ai dispositivi aziendali e quelli che sono i dispositivi personali del lavoratore e quindi le clausole relative all'utilizzo del dispositivo da parte del lavoratore. Queste policy come devono essere fatte? E qui mi ricollego a un messaggio importante che Andrea Saltarello vi ha trasmesso durante la sua relazione. Il fatto che io e l'avvocato Palumbo oggi siamo qui casual, anche nell'abbigliamento, vuole significarvi che l'avvocato deve essere visto non come quel soggetto grigio che ci spenna soldi e che ci crea problemi. L'avvocato per l'azienda deve essere un consulente di fiducia. Si deve creare un rapporto sinergico tra azienda e avvocato. E l'avvocato, a mio avviso, deve intercettare un po' quelli che sono i bisogni dell'azienda. E questo, nella predisposizione delle policy BIOD, è un caso fondamentale. È importantissimo che il legale, il consulente, si approcci, si interfacci con l'azienda e cerchi di capire quali sono le esigenze. Ed è importante che questo lavoro venga fatto, per esempio, con un'interfaccia tra avvocato, azienda e, perché no, anche dei tecnici informatici. Come è più volte emerso, noi siamo qui per imparare da voi, nel senso che di informatica sappiamo ben poco e sappiamo quanto ci serve per il nostro lavoro. Però talvolta noi partiamo con dei preconcetti. Pensiamo che la soluzione giusta sia quella. No. Il confronto, il dialogo con voi, quando dico voi tecnici dell'informatica, ma anche voi titolari di aziende o di start-up, è funzionale proprio a questo, a cercare di smussare i limiti caratteriali e i limiti mentali del modus operandi dell'avvocato per cercare di trovare la soluzione più flessibile. Quindi è importante, è fondamentale nella relazione di queste policy una sinergia tra professionisti. È importante, ovviamente inutile dirlo, cercherò di condensare visto che il tempo stringe, prevedere misure di sicurezza, prevedere chiaramente regole circa l'utilizzo e l'ambiente di utilizzo e di allocazione dei dati e delle informazioni aziendali. È importante stabilire con il lavoratore anche tutta una serie di profili contrattuali relativi alle modalità con cui il lavoro deve essere svolto e alle possibilità o meno di controllo da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore attraverso appunto l'accesso a questi dati. Questo dunque è
in estrema sintesi quello che bisogna fare, quello che una buona politica, una buona policy di BIOD dovrebbe tenere in considerazione. Ovviamente gli aspetti sono tanti, ci sono anche aspetti economici, per esempio. Siccome abbiamo detto il BIOD consente di abbattere costi, potrebbe essere interesse dell'azienda incentivarlo comunque, dando al lavoratore un supporto di tipo economico, che ne so, per il traffico dati, per esempio. Questo perché? Perché è interesse dell'azienda avere un lavoratore affezionato alla sua tecnologia. Il lavoratore, specie se è uno smanettone, cambia tecnologia e dispositivi con più facilità e più rapidamente di quanto farebbe un'azienda con i propri dispositivi aziendali. Quindi sicuramente questa è una pratica da coltivare. Quanto al problema di brevettabilità del software, ho deciso di aggiungere questo tema in chiusura perché... perché anche qui non c'entrano le problematiche di privacy, ovviamente. Qui però c'entra ancora una volta il modo in cui noi, i legali, ci dobbiamo interfacciare con voi, le aziende, i tecnici, eccetera. La burocrazia per brevettare un software non è, stranamente, siccome siamo in Italia, sapete che l'ufficio complicazioni affari semplici è sempre dietro l'angolo, non è stranamente una burocrazia folle o dissennata, ci si orienta abbastanza bene. Tuttavia richiede, brevettare un software richiede precisione, occorre fare una relazione molto dettagliata nella quale si va a indicare come funziona il software e perché quel software è degno di brevettazione, perché cioè introduce una miglioria, un'innovazione nella tecnica, nell'effetto tecnico. Inutile dire che questa cosa qui deve essere fatta da una persona competente, l'informatico, supportata però ancora una volta da un consulente che possa dare alcune indicazioni operative su come redigere la descrizione, di modo che tutti i requisiti necessari per la brevettabilità del software previsti dal diritto d'autore possano, attraverso la descrizione, essere adeguatamente valorizzati e fatti emergere. Si è dibattuto a lungo sull'opportunità di tutelare il software con il diritto d'autore o con il brevetto. La soluzione è una soluzione di compromesso, nel senso che in genere funziona che il software è tutelato dal diritto d'autore in quanto opera creativa, espressione di creatività, laddove ovviamente si lavori su una base che non aggiunge nulla di nuovo se non i contenuti e la modalità espressiva. Quando invece c'è un effetto tecnico innovativo, allora il software è degno di brevettazione, con, ai voi, costi decisamente più alti sia in termini di tassazione che di mantenimento del brevetto, e allora si può ricorrere alla procedura tradizionale. Chi è l'interfaccia con cui dobbiamo relazionarci? La Camera di Commercio. Le Camere di Commercio hanno un ufficio di proprietà intellettuale col quale potete relazionarvi e che vi danno tutte le indicazioni. Questo essenzialmente, in a nutshell, come direbbero gli inglesi, in estrema sintesi, quanto vi volevo dire. Restiamo, come abbiamo detto, sia io che l'Avvocato Palumbo, a vostra disposizione per un approfondimento nel merito attraverso il servizio che vi abbiamo proposto in apertura. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato e spero di ritrovarvi in altra occasione. Grazie.